La sindaca ha esposto le linee programmatiche, lei torna a fare il consigliere della città metropolitana come capogruppo del PD e quindi della maggioranza. Un commento ovviamente in generale su quanto detto dalla sindaca, ma soprattutto su cosa cambierà rispetto ai 5 anni precedenti di questa giunta, oltre a continuare il lavoro già fatto. Intanto credo che le linee programmatiche della sindaca vanno in continuità con i valori che hanno contraddistinto anche il programma e le azioni del precedente mandato. Si tiene conto moltissimo della necessità di ascoltare tutti i territori, di provare a essere punto equicentrico fra il capoluogo di provincia e tutti i territori, e soprattutto quell'attenzione necessaria a quelli che sono i mutamenti che stiamo vedendo da quelle che sono le emergenze climatiche, quindi al rispetto dell'ambiente, al rispetto del tessuto boschivo, del tessuto arboreo, e nello stesso tempo quell'altra grande azione che abbiamo già incominciato la volta scorsa, che è quella di creare una città sostenibile e possibilmente sempre più votata ad un trasporto pubblico locale, quindi incentivi e tariffe e agevolazioni per invitare i cittadini che vengono in città per motivi di studio o di lavoro a utilizzare il trasporto pubblico, a creare quelle interconnessioni fra il trasporto su ferro e il trasporto su gomma, e facilitare anche l'uso delle innovazioni tecnologiche, quali può essere lo sharing, che magari è più vicino ai giovani, ma sappiamo quanto abbiamo bisogno di permettere ai giovani di non, come dire, essere esclusi dalle nostre città, e questo può essere uno strumento che li possa tenere attaccati ai nostri territori. In più abbiamo bisogno di valorizzare il nostro patrimonio culturale, il nostro patrimonio paesaggistico, e contestualmente di provare a rendere vitali alcune bellezze che noi abbiamo. Abbiamo da recuperare mondeggi, ci sono risorse che arrivano dal Piano Nazionale di Resilienza, abbiamo bisogno di continuare a valorizzare Pratolino, a dargli ancora più vitalità di quanto già ne è stata data nella precedente consigliatura. Abbiamo cominciato ad aprire le porte ai concerti, ma credo che l'idea di dare a Pratolino continuità e vivibilità costante possa diventare davvero uno degli obiettivi sui quali lavorare. In più, naturalmente, lo sport a me sta molto a cuore. Il Tour de France credo che abbia mandato al mondo una cartolina che tutti ci invidiano, un audience altissimo per la tappa fiorentina, i 4 giorni che hanno visto qui la carovana ha visto un pullulare di curiosi, appassionati, vedere non soltanto Firenze ma quello che c'è intorno a Firenze, aver riqualificato le strade, aver fatto un investimento che ha portato lavoro e reddito 5 volte rispetto all'investimento che abbiamo fatto. Io credo che il turismo sportivo può essere un volano per arricchire i nostri territori di frequentatori, abbiamo tante idee in cantiere, abbiamo capito che intorno a questa città ci sono tanti che amano e vivono lo sport e costruiscono eventi sportivi, che sono interessati a dialogare con la città metropolitana. Il Tour de France probabilmente è stato una chiave importante per far capire che possiamo ospitare grandi eventi, ne abbiamo ospitati anche altro, penso all'ATP di tennis, penso agli europei di pallavolo. Ecco, credo che anche portando quelle bellezze che sono le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che avvicinano i giovani allo sport come momento educativo e inclusivo, possono diventare un ulteriore elemento quegli eventi internazionali per fare sì che la nostra città e i nostri territori possano essere ancora più conosciuti. In più, l'attenzione alle persone più fragili, a quelli che vivono ogni giorno il bisogno di trovare un'inclusione all'interno dei nostri territori. La sindaca, che ha l'esperienza anni di non soltanto volontariato ma anche di politiche sociali, credo che abbia lanciato questo grande messaggio, che anche la città metropolitana possa andare dietro a questi indirizzi di far sì che i nostri territori siano sempre più solidali e che la nostra città metropolitana diventi una città metropolitana solidale, dove
le disuguaglianze siano sempre meno, come dire, percepibili e soprattutto che si possa garantire a tutti equità di trattamenti e parità di diritti e di dignità.